Questa poi sull'IMU agricola è una follia vera. Cioè viene, il governo Renzi prima, ha istituito una tassa non su quanto uno guadagna dalla sua attività economica, ma anche da quanto uno perde. Noi abbiamo delle situazioni, guardi, oggi ho incontrato un gruppo di agricoltori, nei quali non viene calcolata, per esempio, se un terreno è produttivo, quindi fa guadagnare e quindi permette di pagare delle tasse. Dopo valutiamo se la tassa è giusta o non è giusta, per me non è giusta, ma è un altro discorso. Ma indipendentemente da questo, tassa e prende i soldi del cittadino che non ha i soldi per pagare. Il risultato sarà che viene impoverita e ammazzata l'agricoltura di questo paese. Ma le dico di più, le dico di più. Pensi che ci sono queste follie nel quale io ieri ero a Nimis, provincia di Udine, un comune a 400 metri d'altezza non è considerato montano, un altro comune a 200 metri, 200 metri sì, questo che oggi dicevate a 1040 metri è considerato parzialmente montano. Quindi delle regole assolutamente irrealistiche basate soltanto su quanti soldi servivano a Renzi per gli 80 euro e così ha deciso di andarla a fregare i cittadini, ma senza una Alessandra corrispettiva con la Moretti. realtà. Alessandra.